Siamo a Fermo in contrada Molini Girola e la gara d'apertura per quanto riguarda la strada 2022 per gli amatori, stiamo parlando di ciclismo, perché organizzata dal pedale Fermano Eventi, Pasta De Carlonis, Termo Service Gas, sta per andare in scena il trofeo Fasciani Giovanni SRL, una gara ciclistica per amatori organizzata in collaborazione con l'Axi regionale. Questo è un trittico d'apertura per quanto riguarda la stagione 2022 dell'Axi Macerata. Questa è la prima gara in programma, trittico che si concluderà domenica 20 febbraio a Villa Musone. Buona partecipazione, siamo agli attimi che precedono quella che è la partenza ufficiale. Dunque, la chiusura era arrivata nel mese di novembre a Porto San Giorgio con i muri fermani e il pedale Fermano Eventi ripropone quest'oggi subito la gara d'apertura, un successo avuto in questi anni per quanto riguarda il pedale Fermano Eventi, Pasta De Carlonis, Termo Service Gas, e oggi qui a Molini Girola su un tracciato di 7 km interamente pianeggiante da percorrere 8 volte per entrambe le gare, torna a iniziare il ciclismo su strada dopo la stagione del ciclocross. Abbiamo detto del trittico di apertura oggi a Fermo, poi Monzano, la conclusione invece a Villa Musone il 20, per iniziare una stagione che dovrebbe essere con i fiocchi, questa per quanto concerne il 2022. Percorso dunque interamente pianeggiante oggi, come premessa assoluta non poteva essere da meno l'inquadratura per Giovanni Fasciani, a cui viene intitolato oggi questo trofeo per quanto riguarda l'apertura degli amatori, fase che precedono le iscrizioni e poi la partenza. Ci sono un bel numero di corridori che sfiorano i 150 quest'oggi a Fermo, e questo è importante anche per quanto concerne tutto il movimento. Una gara aperta a tutti gli enti della Consulta, tra poco la prima partenza che riguarderà i super gentleman e gentleman A di prima, gentleman B di prima, gentleman A di seconda, gentleman B di seconda, super gentleman A e B e anche le donne. Questa è la prima gara dunque che inaugurerà questa stagione 2022 per quanto riguarda il ciclismo, e come sempre qui a Molini Girola la primizia assoluta. Vediamo le maglie del team Giulia Dori, poi le altre maglie che andranno a caratterizzare questa gara. Questo è il team Crinox che tra poco prenderà il via. Siamo agli attimi che precedono la partenza, si partirà alla ricerca del chilometro zero, dunque l'andatura controllata, poi la partenza ufficiale per i 56 chilometri di questa prima gara importante. Inquadrato adesso Alessandro Fasciani, nonché organizzatore di questa manifestazione che prenderà parte a quella che è la prima gara in programma. Abbiamo parlato dell'Axi, mentre c'è la partenza in questo momento per quanto riguarda la prima delle due gare in programma. Abbiamo detto gentleman A di prima, gentleman B di prima, gentleman A di seconda, gentleman B di seconda, super gentleman A e B, e poi abbiamo detto anche la categoria donne. Adriano Spinozzi che cura il servizio di radio informazioni. Attendiamo naturalmente il primo passaggio, siamo a 7 giri dal termine, 2 uomini sono al comando in questo momento, sono Fiezzi e Fioretti, vantaggio minimo sul gruppo una 50 di metri dopo aver percorso i primi 7 chilometri di gara. Dunque situazione quasi di gruppo compatto, con Fiezzi e Fioretti leggermente avvantaggiati rispetto al gruppo. Si forma intanto una fuga di 5 corridori che transita ai 6 giri dal termine, sono Quacquarini, Rapari, Pazzaglia, Giampieri e Morbidoni. Questo è il gruppo, vantaggio al passaggio 25 secondi per i 5 uomini al comando rispetto al gruppo che sta transitando in questo istante. Ripetiamo: Quacquarini, Rapari, Pazzaglia, Giampieri e Morbidoni. Sempre a 5 giri dal termine continuano i 5 uomini al comando, 21 km percorsi il gruppo a un ritardo di 3 minuti preceduto da questi 3 corridori. Dunque situazione che vede avvantaggiarsi il drappello dei 5 fuggitivi: Moreno Rapari dell'Air Gallery Cycling Team, Sauro Giampieri della FD Steel, poi troviamo Luca Quacquarini team Ponte Cycling, Daniele Morbidoni, Giulia Dori Renzo e Walter Pazzaglia del team Crinox. Siamo a 4 giri dal termine,
28 km percorsi, sempre Rapari, Giampieri, Quacquarini, Morbidoni e Pazzaglia al passaggio. Poi transitano i tre, Italo Soldi, Enrico Fioretti e Roberto Ballese. Questi sono i primi tre immediati inseguitori e poi il gruppo che transita in questo istante. I tre più immediati inseguitori hanno un ritardo di un primo e 7 secondi. Il gruppo è segnalato a un primo e 40 secondi dalla testa della corsa. Per il momento a buon gioco la fuga. I cinque alla comando con campi regolari hanno guadagnato rispetto ai tre più immediati inseguitori. Il gruppo invece, che occupa tutta la sede stradale, sembra disinteressarsi di quella che è la fuga. Torniamo su quella che è la testa della corsa. Siamo al passaggio con Rapari, Giampieri, Quacquarini, Morbidoni e Pazzaglia. Eccoli di spalle, transitati in questo momento. Chiude il portacolori della Giulia Dori Morbidoni. Questi sono i tre più immediati inseguitori, Soldi, Fioretti e Vallese, che transitano in queste istante. Poi arriva il gruppo, vediamo anche i ragguagli per quanto riguarda il passaggio. I cinque alla comando hanno un vantaggio importante, superiore al minuto rispetto ai tre più immediati inseguitori, gruppo che paga un primo e 30 secondi. Questa è la situazione al passaggio con i cinque che continuano ancora al comando. Siamo a due giri dalla fine, ancora Rapari, Giampieri, Quacquarini, Morbidoni e Pazzaglia. Siamo al passaggio in questo momento per i cinque uomini al comando, due giri dal termine. Ecco i tre più immediati inseguitori, Soldi, Fioretti e Vallese, in questo momento transitano a un primo e 30 secondi. I più immediati inseguitori hanno un ritardo di un primo e 30 secondi. Questo è il gruppo che accusa un ritardo di due primi e 30 secondi. Dunque situazione molto chiara. Rapari, Giampieri, Quacquarini, Morbidoni e Pazzaglia stanno avendo buon gioco in questo momento nei confronti dei tre più immediati inseguitori, che sono Soldi, Fioretti e Vallese, e poi del gruppo che si è anche frazionato in più tronconi in questo momento della corsa. Cinque uomini al comando che potrebbero giocarsi la volata a ranghi ridotti. Siamo al suono della campana, attenzione, suono della campana, qualche goccia di pioggia. Vediamo Rapari nelle prime posizioni di questo drappello dei cinque uomini al comando, transitano in questo istante al suono della campana, maglia della Born to Win nelle prime posizioni. Siamo dunque nelle fasi che precedono anche il passaggio dei tre più immediati inseguitori. Eccoli qua, Soldi, Fioretti e Vallese, che sembrano essere fuori gioco per quanto riguarda la vittoria, così come fuori gioco è anche il plotone principale che transita adesso al suono della campana. Dunque con molta probabilità saranno Rapari, Giampieri, Quacquarini e Morbidoni e Pazzaglia a giocarsi in una volata a ranghi ristretti il successo finale. Transita anche il gruppo al suono della campana. Ci avviciniamo a quello che è l'arrivo conclusivo di questa prima gara qui al trofeo Fasciani Giovanni. Parte la volata, vediamo subito Moreno Rapari nelle prime posizioni dietro la macchina precorsa, si alza sulla sella e va a vincere Moreno Rapari, Air Gallery Cycling Team, davanti a Sauro Giampieri, FD Steel, poi Luca Quacquarini, Team Ponte Cycling, Daniele Morbidoni, Giulio Dori Renzo e Walter Pazzaglia, Team Crinox. Poi per quanto riguarda la volata dei tre, Italo Soldi precede Enrico Fioretti e Roberto Vallese. Attendiamo il gruppo che arriva in questo momento, vediamo chi vince la volata del plotone. Volata del plotone che è appannaggio di Roberto Mentuccia, che precede Roberto Morbidenti, Giuseppe Nicoloso, Fabrizio Corradetti, Giampaolo Benzi, Lorenzo Mangialardo, Ermanno Sglichini, Egidio Vallati, Andrea Giglietti, Gianluca Felici, Gilberto Zeppi, Roberto Guerini e via via tutti gli altri. Arriva anche sul traguardo adesso Alessandro Fasciani, l'organizzatore di questa gara. Dunque successo per Moreno Rapari, Air Gallery Cycling Team, davanti a Sauro Giampieri, FD Steel e a Luca Quacquarini, Team Ponte Cycling. Questo è il podio per quanto riguarda la prima gara. Adesso attendiamo la partenza anche della seconda gara. Seconda gara che tra via qui a Fermo, junior di prima, senior di prima, junior e senior categoria unica di seconda, veterani A di prima, veterani B di prima, veterani A di seconda e veterani B di seconda. Questa sarà la composizione della seconda gara in programma tra poco qui a Fermo in questo trofeo Giovanni Fasciani, mentre rivediamo a rallenti la volata vincente di Moreno Rapari, che va a precedere Sauro Giampieri e Luca Quacquarini. Ecco la moto della Team Radio Corsa Capodarco con
Adriano Spinozzi. Tra poco ci avvieremo dunque a quella che sarà la seconda gara di questo trofeo Fasciani Giovanni SRL organizzato dal pedale Fermano Eventi Pasta De Carlonis Thermo Service Gas. Vi abbiamo detto delle categorie che tra poco prenderanno il via in questa seconda gara, gara d'apertura per quanto concerne il ciclismo su strada 2022 per gli amatori. Tutto ormai pronto per quanto concerne la partenza, anche per loro un tratto all'andatura controllata e poi alla ricerca di quello che è il chilometro zero, posto a 2 chilometri dalla partenza. Ci si muove dunque per quanto riguarda la seconda gara, saranno 68 i corridori al via ed è un buon numero anche per quanto riguarda gara numero 2 qui a Fermo, Contrada Molini Girola, per quanto riguarda il ciclismo amatoriale stagione 2022. Ha un ampio calendario questo, ricordiamo questa gara fa parte del trittico che si concluderà domenica prossima a Villa Musone e quindi alla fine i vincitori assoluti andranno a vestire anche le maglie di leader della classifica provvisoria per quanto riguarda questa manifestazione. Attendiamo la partenza dunque di gara numero 2, della gara numero 2. La prima è stata vinta da Moreno Rapari che dopo aver conquistato anche il titolo nazionale per quanto riguarda il ciclocross CSI ad Ostia, oggi nella prima assoluta su strada è riuscito subito a vincere una gara molto importante, a far valere quelle che sono le sue doti anche da finisher, da velocista. Lo ha fatto su una fuga a ranghi ridotti, ma lo ha fatto davvero molto bene. Ci si stringe la mano prima della partenza, abbiamo visto inquadrato Luca Curti, si parte in questo momento, abbiamo detto 68 i corridori al via e vedremo cosa succederà in questa seconda gara in programma per ruote veloci anche quest'oggi, visto il terreno pianeggiante che favorisce i velocisti. Intanto siamo al primo passaggio a 7 giri dal termine, si avvantaggiano Ricci e Pierangelini di qualche metro rispetto al gruppo, si va a forte velocità, due uomini al comando, ma il vantaggio è risicato per quanto riguarda Ricci e Pierangelini, possiamo dire quasi situazione di gruppo compatto in questo primo giro. Si ripassa ancora, adesso c'è un tandem del team Giuliadori al secondo giro, ma il gruppo possiamo definirlo compatto. Davanti vediamo le maglie del team GoFast che ha in Manuel Fedele uno dei punti di riferimento importanti per quanto riguarda un'eventuale volata conclusiva. Gruppo ripreso di spalle in questo momento, davvero belle immagini. Siamo al terzo giro, sempre gruppo compatto 5 al termine. Davanti adesso a scandire il ritmo sono le maglie del Live Gallery Cycling Team e poi via via tutte le altre che vanno a comporre il gruppo dei 68 partenti in questa seconda gara, in questo trofeo Fasciani Giovanni SRL organizzato dal pedale Fermano Eventi Pasta De Carlonis Thermo Service Gas. Siamo al quarto passaggio, siamo a metà gara, davanti le maglie del Live Gallery Cycling Team a scandire il ritmo sembra quella di Samo Cavagnarelli nelle prime posizioni. Poi vediamo Luca Curti inquadrato nel gruppo, Manuel Fedele, le maglie del team GoFast, il gruppo che è molto allungato in questo momento, nessuno riesce a fare la differenza, esposto il cartello dei 3 giri al termine, sempre gruppo compatto ma molto allungato, è sempre Live Gallery Cycling Team che prova a fare la corsa dura per lanciare poi quelli che sono i loro velocisti, ovvero sia Denian Lucu e Luca Curti, che vogliono fare bene in questa competizione. Vedremo quello che succederà, siamo a 3 giri dal termine con il gruppo compatto, ancora attacchi. Team Crinox a 2 giri dal termine va all'attacco, la situazione però è sempre molto molto fluida per quanto riguarda il gruppo che non concede più di tanto spazio agli attaccanti di giornata, si rimane con il gruppo praticamente compatto. Arriviamo al suono della campana, ultimo giro, si è avvantaggiato Emidio Curti, portacolori dell'Live Gallery Cycling Team, dietro arriva Luca Carassai del team GoFast a chiudere il buco, Luca Curti transita, manca un giro, suono della campana, ecco Luca Carassai che arriva in questo momento. Poi arriva anche tutto il gruppo, vantaggio di circa 100-150 metri per Emidio Curti, transita anche Luca Curti in questo momento, poi via via tutti gli altri, gruppo che tenderà probabilmente nei prossimi chilometri a ricompattarsi. Dopo questa sortita provata da Emidio Curti siamo all'arrivo anche della seconda gara, parte la volata inevitabile di gruppo con Manuel Fedele, il corridore abruzzese del team GoFast che va a vincere sul traguardo di Fermo, che precede Jarno Stanghetti
Banchieri, amici della Bici Team, poi Matteo Spadoni, Giulia Dori Renzo, quarto posto per Daniel Lucu, Arigalia Recycling Team, quinto per Samuele Scotini del Team Crinox, poi Davide Gelsomini, Mirko Quattrini, Alessandro Carini, Andrea Fermani ed Edoardo Malatesta. Dunque successo, come gli è accaduto anche negli anni precedenti, all'abruzzese Manuel Fedele, Team Go Fast, che ha preceduto sul traguardo rifermo Jarno Stanchieri e Matteo Spadoni in una gara dove non ci sono state fughe, dove ha trionfato in pratica il gruppo che ha chiuso su tutti i tentativi di attacco, con la vittoria arrivata per Manuel Fedele, che ha chiuso dunque alla grande la prima gara stagionale per il Team Go Fast. Ora lasciamo spazio ai protagonisti e agli organizzatori. Buonanotte a pari, Team Airgale Recycling Team si aggiudica gara 1 del trofeo Giovanni Fasciani SRL qui a Fermo, organizzato dalla Pedale Fermano Eventi, Passa De Carlonis Thermoservice Gas. Siete arrivati in 5, siete andati in fuga in 5, avete controllato, avete sempre tenuto a distanza i vostri diretti rivali, poi la volata, raccontacelo. Sì, secondo giro siamo andati in 5 come dicevi, poi dopo sul finale c'è stato un po' d'attacchi ai miei avversari e niente, sono riuscito a chiudere qui i morbidoni qui alla discesa e ci siamo giocati la volata, io ho lo spunto più veloce, era chiaro non era sicuro, ma era sicuro, però vengo da una buona preparazione invernale col ciclocross, quindi sto abbastanza bene. Prima gara su strada, primo successo, dopo che ti sei tolto anche soddisfazioni con il ciclocross, con il titolo italiano, con il titolo nazionale CSI conquistato Ostia. Sì, sì, è una bella soddisfazione l'italiano, perché già ero andato vicino molte volte e non ci ero mai riuscito. Quest'anno dico vado, ci riprovo, mi sentivo abbastanza bene, e il percorso mi ha anche aiutato, che era adatto alle mie caratteristiche, e ho vinto il titolo nazionale e niente, sono stato felicissimo. Oggi è stata una bella gara, un po' di pioggerellina fastidiosa, ma tutto sommato per la prima gara stagionale ci può anche stare. Sì, sì, io vado bene con la pioggia, ciclocross ero abituato col freddo, con la pioggia. Comunque no, ci siamo divertiti, la fuga, i ragazzi, abbiamo tirato tutti, e ce l'abbiamo giocata, dopo una roulette e chi vince, una serie di combinazioni che mi è andata bene e ci sono riuscito e sono felice. Contento, soddisfatto, chi vuoi dedicare questo successo? Lo voglio dedicare a mia figlia Aurora, che ci tiene molto a venirmi a vedere, è lì, e vabbè, anche mia moglie, la mia famiglia, che comunque hanno piacere che io pratico questo sport. Manuel Fedele si aggiudica gara 2 qui al trofeo Fasciani Giovanni SRL, organizzato dal Pedale Fermano Eventi, Passa De Carlonis Thermoservice Gas. Raccontaci la volata, sei entrato sul rettilineo alle spalle di un corridore e poi sei riuscito a passarlo. Sì, innanzitutto faccio i complimenti a Fasciani per l'organizzazione di questa manifestazione, sono già parecchi anni che partecipiamo, quindi conoscevo bene l'arrivo, qui comunque si gareggia 2-3 volte l'anno, sapevo che comunque prima dell'ultima curva bisognava uscire in testa, è stata una gara molto molto veloce, perché comunque abbiamo chiuso quasi a 45 di media. Devo ringraziare i miei compagni di squadra, Gelsomini, Carassai, Lalli e Ricci, che comunque hanno fatto di tutto per portarmi in volata nel migliore dei modi, quindi poi conosco il mio spunto veloce e la volata mi si è messa bene, quindi grazie comunque alla squadra, e dedico questa vittoria al presidente Andrea Di Giuseppe, che ci permette come ogni anno di svolgere appieno la nostra passione, ecco, perché comunque rimane sempre una passione. Ecco, non è la prima volta che nel mese di febbraio vinci questa gara? No, la cosa buffa, diciamo che comunque sono molto contento, perché manteniamo la tradizione del Team Go Fast, dove ogni anno la prima gara della stagione, sempre solo la prima, diciamo, la portiamo sempre a casa, quindi quest'oggi si è rinnovata questa cosa, quindi sono ancora più contento, ecco, una cosa simbolica per cominciare bene la stagione. Ecco, che stagione sarà? Iniziata adesso, è difficile prevederlo però. Sì, diciamo che comunque le ultime due stagioni sono state un po' particolari per via del Covid. Quest'anno fortunatamente siamo riusciti a partire in tempo, quindi in primi un paio di mesi, ecco, faremo semplicemente dei circuiti per poi dedicarci le gran fondo e medio fondo dal mese di aprile in poi, quindi speriamo che comunque
si torni alla, alla normalità il prima possibile e possiamo intraprendere la, la nostra passione nel, nel miglior modo possibile. Maurizio Giustozzi rappresenta oggi l'Axi regionale qui a Fermo in questa prima uscita stagionale in questo trofeo Fasciani Giovanni SRL organizzato dal Pedale Fermano Eventi, Passa De Carlonis e Termo Service Gas. È la prima gara di un trittico che proseguirà domani a Monsano, si chiuderà il 20 a Villa Musone. Insomma, si è iniziato a correre, oggi è stata una bella, c'è stata anche una bella partecipazione, meglio di così non poteva andare. Certamente sì, noi eravamo molto titubanti, anche il tempo non era bello, però la partecipazione, come dicevo, è stata abbastanza soddisfacente. Iniziamo una nuova stagione, speriamo che sia una stagione normale, perché siamo veramente stanchi di questo Covid. Ora le premesse ci sono tutte e noi certamente abbiamo fatto un calendario per far sì che i nostri ciclisti, i nostri concorrenti si possano divertire veramente in tutto l'arco dell'anno e in tutte le specialità. Cosa significa partire su strada a febbraio? Questa è una classica oramai super conosciuta. Beh, diciamo che ormai il trittico è la terza o quarta edizione, è diventata una classica che nessuno vuol perdere. E significa incominciare di nuovo una stagione e significa soprattutto ritornare a pedalare e divertirsi insieme agli altri. Cosa avete in serbo quest'anno? Siamo solo agli inizi, ci saranno tanti tanti appuntamenti. Qual è il fiore all'occhiello che vi caratterizza? Beh, oltre alla strada che è stribante e strabocchevole, c'è il nostro Gran Fondo Marche che ha raggiunto un livello altissimo. Noi quest'anno non pensavamo mai di raggiungere un numero altissimo, e sottolineo altissimo, di abbonati. Siamo veramente contentissimi. Le sei Gran Fondo che ne fanno parte veramente sono tutti fiori all'occhiello, sono manifestazioni monumentali a livello nazionale. Alessandro Fasciani, si è chiusa questa prima gara stagionale su strada qui in contrada, qui nella conceria a Fermo, organizzata dal Pedale Fermano Eventi, Passa De Carlonis e Termo Service Gas, questo trofeo Fasciani Giovanni SRL. Buona partecipazione, quasi 150 corridori, due belle gare fino alla fine combattute. Insomma, nonostante siamo a febbraio, il ciclismo è potuto ripartire al meglio. Sì, siamo veramente orgogliosi di essere stati noi i primi di questo 2022 a fare la vera apertura. L'avevamo proposta anni addietro, l'apertura era un classico, speriamo di farla tornare tale. Sì, i partenti, quelli giusti, e peccato che oggi era un attimino un pochettino freddo, però è febbraio, ci può stare, è andato tutto quanto bene, credo. Ecco, come da tradizione hai voluto aprire tu le danze quest'anno, poi le chiuderai come sempre anche a novembre, l'hai chiusa a novembre quest'anno a Porto San Giorgio con una bellissima gara anche quella. Insomma, a livello organizzativo hai iniziato un lungo lavoro, ce ne saranno anche tanti altri, però oggi è stato bello poter ripartire. Sì, quest'anno non abbiamo ancora un calendario ben definito, penso che giocheremo un pochettino in base alle date libere, piazzeremo qualche altra bella manifestazione, rifaremo probabilmente un'altra manifestazione qua come l'abbiamo sempre fatta prima dell'estate, magari in concomitanza con la parrocchia, e vediamo se riproporre i muri fermani a Porto San Giorgio con la nuova amministrazione, e poi probabilmente andremo a fare anche la chiusura di nuovo qui la conceria. Ti ringraziare infine per questa bella giornata di sport, non era facile, dicevamo, siamo sempre a febbraio e quindi le condizioni climatiche possono cambiare da un momento all'altro. Certo, ieri sei uscito in bicicletta a maniche corte, qualcuno visto senza guanti, oggi era particolarmente, relativamente fresco, quindi però non ha piovuto, abbiamo beccato due gocce proprio che non ha fatto casini, non ci sono state cadute, quindi è andato bene. Ecco, ti ringraziare. A chi ringraziare? Tutti, mio padre, tutti, l'ente che ci aiuta, tutti gli amici, solamente oltre alla protezione civile, cioè, diciamo, ai carabinieri in pensione, i nostri ne erano penso una quindicina quelli che ci hanno aiutato nella sicurezza e nell'organizzazione, quindi dico uno dimentico un altro, quindi credo. Anche a te ringrazio. Grazie. Ringrazio chiunque, chiaramente.